y llévate nuestro salmón ahumado Scandia de 400. Bella, mi piace tantissimo l'idea dei quadri, anche di questa lampada, questi quadri così belli. E guardate che bella che è questa. Io ci sono questi tavolini che sono carini, le sedie. Oh, che bello, bellissimo questo bianco, bellissimo. Quanto costa? 190. Guardate che bella che è questa cucina, anche se nera dipende dallo spazio che c'hai a casa, ma è molto bella. Bella idea, bellissimo questo quadro qua, stupendo, bello bello bello. Davvero bello. Vi ricordate questa scarpiera costava 19 euro, adesso costa 20. Hanno aumentato i prezzi anche nel che. Sono queste padelle a 4 euro. La cucina. Piatti che voglio prendere io a 50 centesimi, ci sono varie misure, ci sono qua, ci sono questi e ci sono anche i più grandi, quelli che mi interessavano, questi qua, che sono più grandi, c'è questa misura e questa misura. Vabbè. E ci sono così, tipo ciotolo per l'insalata, tutto a 50 centesimi. Sono molto belli i bicchieri con 6 con 4 euro, sono più economici di quelli lì che erano 1 euro all'uno. Cuscini, gli sconti. Io sto controllando perché altro i sconti che ci sono. C'è questo cuscino con la federa a 3 euro. Questi sono carini da prendere. Adesso siamo nel reparto notte. Andiamo a vedere le piumone, no, copripiumone, che qua si chiama fonda nordica. Mi piace moltissimo questo che è un disegno così ma da lontano, molto rosa, mi piace tantissimo. Un costo di 2,40 m per qua, 2,40 m per 2,20 m, sono 29 euro. Questo in sconto, ma questi colori, c'ho la casa troppo colorata, quindi no. Che carini che sono questi qua. Che carini che sono. Ma guardate che bellino che è là. Anche ci sono, questi qua sono le novità. Ho fatto queste ceste. Che io adoro questa qua, prima o poi me li prendo per le mie piante. Questa qua poi si apre per mettere le piante, costa 8 euro, non costa tanto. Vedete qua che bella che è, bellissima. E ci sono tante altre ceste là. Guardate come sono orgogliosa. Queste casse qua, queste, costano 5 euro, va bene? Queste casse qua. Io l'altra volta sono venuta e sono andata nell'outlet dell'IKEA
e lo pagate solo 1,80 euro. Quando arrivo a casa vi faccio vedere. Sono queste cose qua, sono le novità. Cosa sono? Ah, quelle cose lì che si aprono. Ah, qua. Capito? Belli che sono questi. Questa qua, l'ultima volta che sono stata qua, costava 8 euro, giuro. 8 euro costava, adesso 10. Dei tappetini da bagno, il più economico è questo che io l'ho comprato per Cali, l'uso in cucina più che altro per lei, così si siede con me in cucina. I classici da Ikea, io sono il tocco di classe, la tovaglia di Ikea. La novità dell'Ikea, questa lampada che non è per niente. Faccio vedere tutto. Ya estamos en rebajas, por eso ven a nuestra tienda. Ragazzi, vi ricordate delle lampade di tela, di carta dell'Ikea? L'hanno trasformata in questa. Opa, cado. Questa qua è molto carina, però comunque non ci sono più. Io ne avevo una che era bellissima. Mi si è buccata tutta, ho fatto il trasloco, quindi mi si è buccato, ho dovuto buttarla via. Mi sono pentita amaramente, guarda. Invece la novità, questa lampada, 17 euro, ma insomma, belli quelli lì. Piacciono, questa qua che costava 2,50 euro, questa lampada, io l'ho comprata quando mi sono trasferita a Valencia, adesso costa 6 euro. Sono belli queste. Un reparto che a me piace, i tappeti, ragazzi, i tappeti. Questa qua l'ho comprata, ne ho due a casa, perché costano 10 euro, sono le più economiche nel mercato. E ci sono questi che sono più grandi, ma troppo scuri, che non sono male, eh? E questa qua costano 17 euro. Perché le misure, sì, questo è un metro venti per 1,80 m, invece questa qua è più grande, questa sì, 1,55 m per 2,20 m, decisamente più grande. Tappeti, che sono belli, col pelo corto. 1,70 m per 2,40 m sono 99, invece 2 m per 3 sono 129. Invece quelle che a me piacciono in assoluto sono questi qua, pelo largo, bianchissimi, belli. Questo 1,33 m per 1,95 m piccolo, questo 2 m per 3. E questo 1,60 m per 2,30 m. Che bello che è. Comunque, mi dà quel tappeto là una novità. Quel tappeto che c'è là, se voi vi avviciniamo. Oh, guardate, questa è una novità. Bello questo. Quei tappeti un po' leggerini. Bello, non è male. Misure 1,33 m per 1,95 m. Questo non lo vedo male per niente. Leggeri, lo puoi lavare anche a casa. A me piace tantissimo questo rotondo. Ci sono questi più economici, la stessa misura dell'altro, con 40 euro. E questo 1,70 m per 2,40 m con 60. Sta bene, solo che paragonandolo a quello bianco, ovviamente io voglio quello più panna, più chiaro. Questo qua no, troppo scuro, perché io c'ho il pavimento scuro e non mi piace, e quindi tendo a comprare cose chiare per schiarire il pavimento.
ci sono queste tappettine a 3 euro dell'IKEA che sono belle, e i classici a 12. Ho perso il carrello. E c'è questo qua di Utah, 1,60 m per 2,30 m. Vale, 99, però, mira, 2 metri per 3, precios expuestos. Entonces, bellissimo. Questo è bello. Comunque ci sono questi, questo qua 129 euro. C'è questo qua che è molto bello, questo qua è bellissimo, questo, questo qua anche molto carino. E quello che voglio dirvi, questo specchio, come vedete, ha 6 euro, ma qua sotto era 5. Stesso specchio, capite? Allora, siamo tornati dall'IKEA, siamo tornati io e me stessa. Vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto. Allora, ho preso questi vasetti piccoli che sono realmente per le piante, però io li uso anche per la preparazione dei dolci. L'ho pagati ben 20 centesimi nell'outlet di IKEA. Sono bellissimi, ma proprio belli belli, mi piacciono tantissimo. Infatti ne ho comprato praticamente tutte quelle che erano là. Ho preso tutto tra me e un'altra ragazza. Ho preso anche queste scatole che di solito costano 5 euro, l'ho pagate solo 1,80 euro, infatti ne ho presi un bel po', sapendo che io mi sono trasferita da poco e non ho tanti mobili, non ho tante scatole, questi qua li userò per un sacco di cose, infatti per il momento li avevo già sparsi per tutta casa. Ho preso comunque anche i piatti che ho già ritirato, questa qua che mi ha costato 5 euro, le piante ovviamente l'ho prese dall'outlet, con 2,50 euro costavano 7 euro, sono molto belle, io sono amante delle piante, adoro le piante, ho la casa piena di piante. E poi ho preso questo vassoio a 1 euro, e le posate, un tappettino, questo qua da bagno, però io lo userò in cucina, così i cali può venire a sedersi, la mia cagnolina. Questo qua, il tappettino all'ingresso, anche questo con 1 euro. E ho comprato il tappeto che avete visto nel video. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, se vi piace il canale, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e alla prossima.